Ancora buon pomeriggio, sono le 16.01, siamo sempre in diretta qui dagli studi di Sud TV. Oggi è una giornata piuttosto intensa, insomma siamo stati anche al Castelluccio stamattina, abbiamo fatto una diretta velocissima ma a breve avremo anche un servizio approfondito su quello che è il castello oggi. Oggi pomeriggio, come di consueto, abbiamo con noi la sindaca Cecilia Francese, ben ritrovata sindaca. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo un po' di cose da raccontare, però prima di entrare... Anche perché lunedì non ci sono state. Lunedì abbiamo fatto, esatto. Per cui, però volevo prima di tutto fare come sempre il passaggio veloce, questa volta non ci soffermiamo troppo perché ormai insomma i nostri telespettatori sanno già tutto più di noi, forse a volte, sulla situazione a Battipaglia del Covid. Quindi rispetto agli... Ma direi che la situazione va abbastanza bene, nel senso che abbiamo sempre noi positivi, ieri ne abbiamo avuti 6, quindi siamo arrivati a 290 positivi. Ricordo che dall'inizio, da metà agosto ad ora, totale ne abbiamo avuto circa 910 positivi. Quindi, come vedete, la maggior parte è guarita, purtroppo 13 decessi e attualmente un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva. Diciamo che Battipaglia si stanno comportando bene, ma anche il fatto di aver ottenuto l'USCA a Battipaglia ha permesso di avere diagnosi in brevissimo tempo. Sai, prima ci si doveva raccapezzare tra quelli che stavano a Campigliano, le passaggi non erano, ora anche la modulistica, anche i medici di base, praticamente c'è una email dedicata ai medici di base con un apposito modulo, continua a dire che non è che tutti possono andare all'USCA, all'USCA vanno i pazienti che sono stati individuati dai medici di base con sospetti, o i medici vanno lì a fare il tampone e i familiari, gli stretti contatti. Quindi il fatto di avere un USCA a Battipaglia, ieri è venuta addirittura la RAE sabato mattina, perché veramente ci siamo organizzati bene, quella location del Palaschiavo, i militari, ricordo che l'USCA non solo controlla i cittadini di Battipaglia ma anche di Olevano e di Bellizzi. Direi che funziona abbastanza bene, questo ci permette la prevenzione di circoscrivere subito il focolaio e di individuare i contatti stretti e di fare i tamponi. Quindi anche questo fatto è stata un'ottima conquista, quello di aver avuto qui a Battipaglia l'USCA, perché ci permette di fare prevenzione, di controllare e di limitare la diffusione del virus. Ecco perché bisogna battersi, più USCA sempre più ne abbiamo meglio è, e i dati della regione Campania, almeno del Salernitano, sono abbastanza chiari, perché poi l'USCA è stata potenziata anche a Nocera, a Salerno, e quindi sono abbastanza chiari in questo senso. Quindi c'è un po' un calo dei contagi, questo, diciamo che la curva tende ad abbassarsi un po', cioè ci sono sempre noi, sì, positivi, ma non l'esploit iniziale. Poi c'è un altro dato che voglio dare notizia, insomma, perché è stata anche quella una mia battaglia che ho sostenuto io a Battipaglia, altri colleghi ovunque, anche sorretti dai colleghi dell'ospedale, cioè questo fatto che non esiste solo il Covid, non ci si ammala solo di Covid, ma ci sono altre malattie, ci sta la polmonite virale differente, normale, certo. Ci sta la cardiopatia, ci sta la colica renale, ci stanno le malattie oncologiche, cioè non è normale che tutte le attività assistenziali erano bloccate sia sul territorio che nell'ospedale, per cui la gente per togliersi un neo ha dovuto pagare magari dal privato 900 euro, quando tu lo puoi fare in mezz'ora in una struttura ospedaliera, ambulatoriale. Quindi questo fatto che avevamo bloccato tutto, ho scritto ormai da più di 2 settimane, ma già dall'inizio avevo iniziato la mia battaglia all'interno dell'ANCI, di questo fatto di riattivare le strutture pubbliche, perché noi avevamo anche bloccato le attività, la clinica privata convenzionata, per cui si poteva ricoverare solo le questioni in urgenza. E venerdì scorso l'unità di crisi finalmente ha dato il via alla ripresa dei ricoveri ordinari e delle attività ambulatoriali, e questo, scusatemi, ma insomma anche questa è stata una bella battaglia condotta senza fare parole, ma insomma facendo ragionare il motivo, dando dati perché era necessario aprire le attività ambulatoriali. E devo ringraziare tutti i colleghi che un po' in tutta la regione, e anche ovviamente la regione che ha dato ascolto alle nostre richieste. Beh, sicuramente è fondamentale, perché davvero c'erano persone in difficoltà rispetto a questo aspetto, appunto. Bene, insomma, quindi comunque le persone stanno gestendo meglio questa situazione, anche se comunque forse c'è movimento. Certo, devi aspettare gli arrivi, devi aspettare il tampone prima di ricoverarti, però voglio dire, basta organizzarsi. E invece
rispetto alla zona arancione, come si comporta la città di Battipaglia? Ma il problema è lamentele che vengono sempre gli assembramenti davanti ai bar, all'orario dell'aperitivo. Ieri ci sono state dei controlli nei bar dove c'è maggiore concentrazione di persone da parte della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. Certo, è sempre un dispiacere perché, voglio dire, c'è qualcuno che deve lavorare, ma ci sono anche le persone che hanno questo timore. Io dico, ragazzi, tranquillamente, anch'io ho fatto ieri all'una, ho preso un aperitivo, però ovviamente ti prendi l'aperitivo lì sul banchetto e poi dopo, insomma, anche se non è che te lo devi portare, ma almeno, voglio dire, evitiamo di stare uno vicino all'altro, portiamo la mascherina. Certo, quando ti bevi l'aperitivo la mascherina la togli, però poi inevitabilmente i ragazzi hanno voglia di uscire. Tu vedi, chiaro, quello che succede. Oggi una mi ha fatto un WhatsApp lamentandosi, ma vediamo quello che succede a Roma, quello che succede a Napoli, a quello che succede a Milano. Cioè, non vuol dire che devi guardare quello e devi giustificare. Io direi che comunque i nostri ragazzi, diciamo che nel complesso, stanno ottenendo un atteggiamento migliore. Ecco, bisogna migliorare ancora, ragazzi, perché purtroppo, come vedete, il virus esiste sempre. Purtroppo, anche se l'andamento della curva va meglio, aumentano i decessi. E poi è facile che riaumentino, insomma, ecco, bisogna stare attenti. Problema, no? È che magari il ragazzo non è asintomatico, però andiamo a casa, ci sono i nostri nonni, i nostri genitori e magari qualcuno che è malato, anche se non è anziano, che si può beccare la malattia in maniera più determinante. Forte. Quindi mi raccomando, non abbassiamo la guardia, cerchiamo di, perché si tratta di fare una stretta per poco tempo ancora, però voglio dire, poi dopo cerchiamo anche col vaccino, da quando arriverà, insomma, i primi di gennaio, penso che all'ospedale di Battipaglia, all'ospedale di Eboli, presso le strutture ospedaliere, inizieranno a fare i vaccini, sì, alle persone anziane e al personale medico e paramedico, ovviamente, esatto, e al personale infermieristico, cioè quello che a rischio di contrarre più infatti, facilmente. Infatti, voglio dire, manca ancora poco, poi che effettivamente a metà gennaio dovrebbero arrivare i vaccini, sì, però poi arriveranno più avanti un po' per tutti, quindi insomma teniamoci, siamo allerta ancora per un po'. Allora, andiamo invece a quelle che sono la normale amministrazione della città. Insomma, è vero che siamo a 6 mesi dalle elezioni, ma c'è l'amministrazione che va avanti e deve andare avanti in maniera concreta. Partiamo da Alba, che cosa avete pensato? Insomma, Alba è un tema che è ricorrente. Ma mi piace che oggi tutti ne parlano, sì, sì, però sì, poi quando abbiamo fatto, era un'occasione buona per l'opposizione, a parte che due dell'opposizione l'hanno votato la mini ricapitalizzazione, però tutti che dicevano quel giorno famoso che non siamo riusciti a fare il consiglio comunale perché era una messa in liquidazione, ma non ci hanno permesso neanche di dire le motivazioni, perché noi avevamo una società che abbiamo presa per i capelli praticamente. Facciamo qualche passo indietro, voglio ricordare che quando ci siamo insediati Alba erano 2 anni, c'era praticamente sul rotto del fallimento. Noi abbiamo aderito alla rottamazione, perché se tu vuoi rilanciare una società devi eliminare i debiti, come abbiamo fatto per il comune di Battipaglia. Elimini i debiti perché col prossimo anno usciamo 2 anni in anticipo dal riequilibrio, quindi potremmo assumere, potremmo diminuire le tasse, perché per legge teniamo le tasse al massimo. Ricordatevi, non è il sindaco che mette le tasse, ma coloro che hanno danneggiato la città, questi debiti famosi che arrivano dal passato, da 20 anni, da 30 anni, che praticamente hanno determinato il fallimento del comune di Battipaglia. Quindi se tu vuoi rilanciare la città devi mettere mano al bilancio, altrimenti non puoi fare niente, non puoi fare mutui per opere pubbliche. Ecco, quindi vi lamentate del marciapiede, della strada, poi ci torneremo anche sulla strada, però è il motivo per cui il sindaco non mi ha messo mano subito, è perché non c'erano soldi, quindi è una cosa molto chiara. Ora che stiamo mettendo mano al bilancio, che siamo un attimino a poco alla volta, cercheremo di fare qualche piccola opera, il prossimo anno invece potremmo investire di più. Quindi se tu vuoi rilanciare, vuoi rilanciare Alba, devi mettere mano al bilancio. Ebbene, Alba, noi abbiamo aderito a una rottamazione di debiti quasi tutti verso l'erario, e abbiamo rottamato delle cartelle esattoriali per 6 milioni di euro, 6 milioni di euro che, devo dire, Alba si è pagata da sé, grazie appunto ad una scelta oculata, insomma un'amministrazione oculata da parte dell'amministratore. Quando abbiamo aderito a questa rottamazione, ma anche se non avessimo aderito, perché qualcuno che è poco
che poco sa le cose, pensa di saperle ma ne sa poco, pensa che la rottamazione ha tolto la liquidità ad Alba. No, meno male che abbiamo rottamato, perché quei debiti sarebbero arrivati a cielo aperto, sì, 2,6 milioni in più rispetto a quelli contabilizzati, quindi c'è stato un falso lì, che ovviamente quelle carte vanno alla Corte dei Conti, poi col tempo dei poi qualcuno si vedrà perché non erano stati contabilizzati, ma di fatto abbiamo rottamato per 6 milioni di euro. Abbiamo una cosa fondamentale, abbiamo scelto un amministratore unico capace da un punto di vista sia gestionale ma anche come professionalità. Quindi, perché se tu vuoi mettere mano ad un'azienda, gli vuoi dare un rilancio, devi scegliere le persone capaci, non devi fare nomine politiche, perché quello che è stato fatto in questi anni sono nomine. Ecco perché poi le cose non vanno bene. La dottoressa francese si è candidata per cercare di dare un cambio a questa città, per cercare di dare un cambio di rotta completamente differente rispetto a prima. Vengo dalla società civile, non è che io devo fare il piacere all'amico, a quell'altro, devo mettere delle persone che poi sono quelle che ti dovrebbero fare politica, perché questo è il ragionamento che si fa. Metti l'amico perché poi devi fare campagna elettorale. No, se la città e i cittadini hanno dato fiducia a me, io devo nominare delle persone capaci. Nominare come? Abbiamo fatto un avviso pubblico, hanno aderito, hanno partecipato più persone, abbiamo fatto una cernita già in base al curriculum e poi abbiamo ascoltato. Questa eravamo io e il dottore Ragone. E abbiamo nostra scelta ricaduta sull'ingegnere Palmerino Belardi, che praticamente è una persona che ha avuto questa capacità di risollevare Alba. E quest'anno, perché noi stavamo in liquidazione? Perché li ricordo che più di un anno e mezzo fa circa, e non abbiamo potuto spiegare perché l'avevamo detto ai sindacati, la liquidazione è momentanea, perché se Palmerino continua a operare in questo modo, e quindi avevamo un utile di 50.000 euro al mese in media, ecco, che riuscivamo a recuperare, se riusciamo la recupereremo dalla liquidazione. La liquidazione non vuol dire che tu la aiuti, vuol dire la metti e poi la puoi recuperare. Nel frattempo poi c'è stato questo problema del Covid che ha un po' ritardato, perché noi avevamo un impegno verso la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti ci diceva che se il dirigente e i revisori dei conti, sapete, hanno dato parere negativo alla ricapitalizzazione perché non poteva reggere, noi eravamo costretti a mettere in liquidazione per poi recuperarla. In questo anno invece le cose che abbiamo potuto ritardare la decisione, abbiamo fatto, cioè l'ingegnere Belardo ha recuperato questa società, ripeto, facendo un utile di circa 50.000 euro al mese, e al bilancio del 2020 il bilancio ha chiuso con un utile di 582.000 euro. Beh, quindi, bilancio vistato, oltre che dal collegio sindacale, anche dal controllo analogo, e quindi questo ha fatto in modo che i nostri dirigenti, sia settore tecnico che settore finanziario, hanno dato parere favorevole, e anche i revisori dei conti, cioè si sono dovuti ricredere, ma le avevamo sempre convinti che questa società gestita bene ovviamente può dare tanto alla città, e abbiamo evitato che 100 famiglie, soprattutto nel periodo del Covid, potessero ovviamente avere la crisi e andare in mezzo a una strada. Quindi non solo questo, io voglio ricordare, perché qualcuno ha detto come mai non l'avete ricapitalizzata in più e solo 500.000 euro, perché non ce lo potevamo permettere, perché se noi avessimo fatto un bilancio come inizialmente chiedeva l'amministratore di 1,5 milioni, avremmo dovuto mettere 1 milione come debito fuori bilancio, e siccome io l'ho ereditato i debiti fuori bilancio da parte delle precedenti amministrazioni, vi ricordo 15 milioni di euro di debiti fuori bilancio e 23 milioni di disavanzo, una massa debitoria di 39 milioni, perché questi sono i fatti, è inutile riempirsi le bocche, questi sono i fatti. I fatti è risanare il bilancio per i danni che sono stati fatti nel passato. Per cui se qualcuno prima di noi avesse ricapitalizzato, non con immobili che oggi valgono quasi niente, ma avesse ricapitalizzato con i soldini, noi non avremmo avuto questa difficoltà. Ma noi abbiamo degli immobili che in teoria valgono 2 milioni di euro, ma vatteli a vendere oggi non ci ricavi niente, quindi noi quello che ci siamo potuti permettere,
in prima persona, cioè voglio dire rischiando, abbiamo votato una minimizzazione perché l'amministratore ha detto che gli era sufficiente, perché tu gli dai quella possibilità, certo, di avere, oltre a un utile, ma di avere almeno dei soldi per poter poi avere un credito da parte delle banche. Gli abbiamo fatto un contratto a 2 anni per il momento, poi rinnovabile, e gli abbiamo dato la gestione dei parcheggi. È chiaro che, voglio dire, il piano va un po' modificato per quei soldi che tiene a disposizione, ma hai bisogno di macchinari nuovi, hai bisogno di spazzatrice, hai bisogno di gente nuova, di giovani, perché voglio dire, ci sono delle persone che stanno per andare in pensione. Questi soldi ci permettono anche di accompagnare delle figure in alba che sono prossime alla pensione, quindi le accompagniamo ad una pensione anticipata, e con quei soldi noi potremmo mettere a lavorare dei giovani, magari degli interinali, in modo che facciamo lavorare un po' di persone. Tutto, ma questo quando potrebbe accadere? Ma io penso che questo accade con l'inizio del prossimo anno. L'obiettivo dell'ingegnere Belardo è questo, è anche l'obiettivo di tutti noi. Quindi quando qualcuno dice potevano ricapitalizzare di più, dobbiamo ringraziare a chi ha ricapitalizzato in precedenza con beni immobili invece di metterci soldini. È inutile che metto i beni, basta con queste ricapitalizzazioni farlocche. Le ricapitalizzazioni, anche se poco, vanno fatte, ma vanno fatte con soldini. E quindi praticamente ora l'importante è che questa figura continui nel lavoro iniziato. Devo ora ringraziare anche gli operai di Alba, certo, perché veramente hanno fatto un lavoro non indifferente. Ci siamo seduti più volte con i sindacati al tavolo, hanno dato di più di quello che potevano fare, anche loro hanno fatto dei sacrifici, e li ringrazio anche per quello che hanno fatto nel periodo di chiusura e che stanno facendo ora. Quindi voglio dire, se tutti insieme ci si mette e si collabora, questa società può avere un rilancio, può avere, però attenzione, bisogna sempre continuare su questa strada, perché se poi si cambia e si riviene, si riva al vecchio andazzo, per cui si fanno gli incarichi e si dà all'amica, cioè, allora va a finire che la società non la recuperi più. Quindi se si continua in questo modo, sicuramente questa società può dare veramente tanto a questa città. Beh, insomma, era necessario fare un approfondimento su questa questione, certo, perché devo dire che Alba... No, ma poi voglio dire, pure quando abbiamo fatto quella messa in liquidazione, io ho sentito tante voci dell'opposizione, gli operai in mezzo alla strada, si deve votare. Avevano un'occasione d'oro quando abbiamo fatto l'altro giorno il Consiglio Comunale, venivano tutti quanti e si votava all'unanimità tutti. Sono state 2 persone dell'opposizione che... presenti fino alla fine, che hanno votato, e quindi li ringrazio per aver aderito. Allora, ci sono dei commenti, Stefano, però Anzalone dice leggi i commenti, io li leggo i commenti, ma come vi ho già detto le altre volte, a me piace vedere che ci sia una persona dietro i commenti che fate, no? Quindi io leggo i commenti di chi realmente io verifico che sia reale, e tra l'altro non leggo domande pertinenti a quello di cui stiamo parlando, quindi riformula la domanda e senz'altro io leggo, ma tanto la sindaca poi li legge anche dopo, senza voler fare distinzioni, perché io cerco di essere imparziale e lo sapete molto bene. Passiamo un attimo invece alle polemiche di stamattina, parliamo un po' di polemiche che pure sono divertenti, no? Stamattina siamo rimasti tutti bloccati nel traffico di Battipaglia, anche guardate, noi eravate stati avvisati, c'erano stati anche i divieti di sosta 48 ore per lavori, questi lavori dovevano essere effettuati la scorsa settimana, poi c'è stata la settimana di pioggia e quindi sono iniziati stamattina. Voglio precisare, perché voglio dire, quando si sta in una comunità, no? Io penso che un poco di sacrifici va fatto, pure io sono stata bloccata dal comune per andare a casa mia, ci ho messo 10 minuti, un quarto d'ora per andare sì, a casa. C'è voluto un 10 po'. Minuti, non un quarto d'ora. Per cui dal municipio, poi ho girato per la Piazza della Repubblica, poi sono andata per le 2 strade e quindi sono arrivata a casa lì e sto vicino dai carabinieri. È chiaro che con la macchina a quell'ora ci avrei messo 2 minuti. Esatto. Però voglio dire, non è che tu lo fai tutti i giorni, si tratterà di un sacrificio. Quanti giorni? Totale 3 giorni, ma totale, per esempio, la via, questo tratto di via Roma si finirà per stasera, massimo domani, quindi poi si passa a via Mazzini e poi ci sta una parte di via Paolo Baratta. Io ho visto in tutti questi giorni, no, me l'hai chiesto pure tu, la gente si lamenta perché poi mostri i social, uno piglia e scrive, strada scassata, e questo se ne è sceso, e mando, e qua, e fate schifo, e pensate ai soldi vostri, e pensate qua, cioè io...
vengo riempita io e tutta l'amministrazione, veniamo, i vigili vengono riempiti di insulti. E avevo sempre detto: guardate, un poco di pazienza, perché dopo, a fine dei lavori, hanno fatto i lavori l'Ener, non abbiamo fatto mettere a posto subito perché sapevamo che c'erano i lavori della fibra. Quindi gli dissi: questi solchi rattoppi sono momentanei, poi ne approfitteremo per far fare la strada, tant'è che era previsto che loro facessero metà strada dove avevano tutto. Abbiamo fatto di tutto di più per ottenere che rifacessero tutta la strada, una strada che sono anni che non veniva fatta, penosa, ma ne abbiamo approfittato per questo. Ora non è il comune che può dire all'impresa: vieni un altro giorno, perché quei macchinari che voi vedete per la strada, cioè la ditta li ha pagati, li ha prenotati per quel giorno, sono macchinari speciali. Chi fa le strade non è che tutti hanno i macchinari, ci sono delle altre attività, delle altre aziende che vi riservano, che vi fittano sti macchinari. Quindi se sono fittati per questi giorni non si possono spostare, perché io capisco se l'ha inventato anche qualche commerciante, ma quando li dobbiamo fare questi lavori? Dopo la Befana, cioè dopo la Befana non è possibile, perché hanno una penale questi da pagare, e chi la paga? Il comune di Battipaglia la pagate voi cittadini la penale. Allora dico io, si tratta di soffrire tra virgolette tre giorni, che non è che sono tutti tre giorni sulla stessa strada, per cui da qui a tre giorni, quindi per il fine settimana siete liberi, la gente può fare shopping, perché la gente non va a fare lo shopping il lunedì, ma anche se devo fare shopping, scusami tanto, io da dove sto a giù al ponte ci metto 5 minuti ad andare al centro a fare la spesa. Quindi voglio dire, insomma, un po' di pazienza, dopo di domani pazienza, abbiamo fatto Natale, dai. Siamo tutti nervosi, io lo capisco, pure il Covid ci ha reso sicuramente, io capisco perfettamente, non si sopporta nulla, capisco perfettamente tutti, però quello che vi chiedo, ma un po' di sorriso, un po' di sentimento differente, stiamo lavorando tutti per l'interesse della città. Io sto cercando di ramicimolare quando più posso per rendere dei lavori che altrimenti non avremmo potuto fare. Quindi dovete gioire invece, perché poi sicuramente per fine settimana vedo le strade nuove, quindi verrà fatta, mo' è iniziato con Via Adige, quel tratto di Via Roma che mancava, poi dalla Colonnina in giù tutta Via Mazzini e una parte di Via Paolo Baratta. Si sta cercando di vedere se anche con delle nostre economie o aggiungendo di poter fare almeno l'ultimo, da Via Plava, quell'ultimo tratto che è veramente penoso, quello che arriva alla stazione. Poi ce ne sono tante di strade, lo so, chi mi chiama, via Fiorignano, la via 24 Maggio, via 2 Giugno, ce ne sono tante, però a poco alla volta, ora che usciremo dal riequilibrio, questa città può avere marciapiedi, può avere strade, può avere fontane, può avere, c'è anche il taglio dell'erba in questo momento, cioè, hai visto il taglio degli alberi sulla via del Centenario. Io capisco che è un po' di disagio, ma purtroppo si potevano fare solo in questo periodo, anche perché penso che hanno dei costi di, non lo so, insomma, sono dei contratti che hanno fatto le strutture. Quindi per cortesia, ve lo chiedo proprio per cortesia, io capisco le vostre esigenze, ma soffriamo un po', ma non è tanto, perché da qui a tre giorni avete la strada completa. Ecco, poi magari le strisce, la segnaletica la faremo più là dopo le feste sicuramente, questo sì, però i macchinari sono stati pagati per questi giorni e quindi i lavori devono essere fatti per forza per questi giorni. Ripeto, erano previsti per la settimana scorsa, ma lo sapete tutti, abbiamo avuto una settimana di pioggia per cui erano stati spostati. Allora, buonasera Sindaco, buonasera dottoressa Sica, pongo una domanda: non sia il caso di raggiungere questo obiettivo, cioè di raggiungere la più alta percentuale per quanto riguarda la differenziata? Sono un profilo reale, perciò certo. Ti ho letto, non dimenticate Belvedere, dice Silvana. Belvedere ha avuto pure la strada, Silvana, Silvana abbiamo fatto pure tutta la strada a Belvedere, abbiamo fatto l'altra strada, ma hai ragione, perché non la dimenticheremo, anzi Belvedere è stata una, io mi raccomando sempre, soprattutto a chi fa la raccolta, anche allo spazzamento, le parti per Belvedere è una città praticamente, non si può trascurare Belvedere. E mi è stata segnalata anche le luci sotto il sottopasso che non funzionano, per cui non so, stamattina dovevano venire a ripristinare le luci del sottopasso tra Belvedere
e l'ospedale, diciamo, lì. Poi sono tutti contenti per le luci di Natale, quindi in qualche modo il sentimento natalizio grazie a queste luci, bisogna dirlo, no? Quello che è giusto è giusto. Poi qualcuno... Io per le luci di Natale dovete ringraziare più i consiglieri comunali, perché io sono molto spartana, io volevo fare un albero... Non ringraziate proprio nessuno, godiamocele, basta. Un albero per ogni quartiere, però proprio per dare un senso di luce. Infatti ho messo sulla mia pagina... quella espressione di Papa Francesco, che appunto la luce di Natale deve essere una luce di speranza, quindi benvengono le luci di Natale. E lo poi spero invece, veramente. Lo spero qualcuno veramente. Parla degli stadi, anche lì ci sarebbe da fare qualche lavoretto, Sindaca? Piano. Allora, gli stadi abbiamo aderito a quel bando Sport e Periferia e non lo sappiamo se saremo finanziati Speriamo, o meno. Speriamo, perché lì abbiamo chiesto 700.000 euro e 300 ce le mette il Comune. Cioè, vedi che anche lì abbiamo trovato un'economia per 300.000 euro, per noi è tantissimo. Se ci danno il bando, perché lui dipende, se l'anno scorso poi, se loro stabiliscono che pagano 500.000, saremmo eliminati. Insomma, non sappiamo bene chi gestisce, se gestisce il CONI, se gestisce il Ministero, per cui noi ci siamo attivati con tutti i canali possibili e immaginabili, perché lo stadio Sant'Anna almeno vorremmo... Però puoi prenderti questo impegno per i prossimi 5 anni? Lo stadio per i prossimi 5 anni sicuramente, se volete per me io butterei a terra, non mi voglio mangiare. Lo stadio grande, quello secondo me è uno stadio che va buttato e va ricostruito. Il Pastena, dici tu. Sì, perché bene. Il Pastena veramente è stato uno spreco totale. Il Pastena e il Palaschiavo, quelli erano gli anni in cui c'era lo spreco. Perché si facevano si queste costruiva l'impossibile. Impossibili, fatte male, dove ci piove, dove è inagibile. Cioè, guardate, lo spreco che è stato fatto negli anni 70 e 80, veramente immane, ne stiamo pagando le conseguenze. Allora, Freccia Rossa, così andiamo perché oggi siamo lenti. Freccia Rossa, gli dite quale motivo? I bagni pubblici non si fa niente. Bagni pubblici? Ci sono i bagni pubblici, io non li conosco. Allora, i bagni pubblici stanno vicino agli stadi, vicino al mercato, però guarda, mettere il bagno pubblico in mezzo alla strada, perché ce lo siamo posti dall'inizio, io l'avevo anche proposto, però... Francamente, se metti un bagno pubblico in una parte della città, nel centro città, per come la gente... Perché purtroppo è anche una questione di educazione. Ci sono i posti, ecco, nel mercato abbiamo i bagni pubblici, dove sta lo stadio ci sono i bagni pubblici. Anche in centro ci sono? Nel centro lì vicino, no, in centro ci sono, quando ci sono le manifestazioni apriamo, li mettiamo in più, oppure apriamo quelli della scuola di amici. Allora, Freccia Rossa stavamo dicendo. Andrebbero messi in centro, gli auto ripulenti, come si chiamano. Freccia Rossa, oh, finalmente, perché sta Freccia Rossa, tutti che si sì. È arrivata la Freccia Argento, hanno fatto la corsa a farsi le fotografie. Sì. Voi avete visto che l'unica che non ha fatto la fotografia è stato il sindaco. Sì, non c'eri quel giorno, ricordo. Cioè, un sindaco, io penso che ha l'obbligo di portare avanti quelle che sono le istanze di una città e ha l'obbligo di trovare tutte le strade per rilanciare la città. Io all'alta velocità ci ho sempre creduto. Nel 2017, lo ripeto, siamo andati con Angione, c'era Angione, l'ingegnere Angione, avevamo un appuntamento al Ministero dei Trasporti, c'era RFI e il Ministero dei Trasporti, e presentammo il nostro progetto Più Europa, facendo presente ai dirigenti che lì veniva questo grande nodo, centro intermodale, cioè arrivano, oggi proprio ho fatto la riunione con la ditta che sta facendo i lavori, e a presto apriremo anche i parcheggi, per cui c'era questo grande centro in cui noi abbiamo parcheggi al lato della città, ma i parcheggi sottinterrati, circa 400 posti auto sottinterrati, e poi ci sta questo piazzale dove arrivano i bus da tutte le parti, quindi tu arrivi con la gomma, posi la macchina, oppure scendi dal bus e prendi il treno. Quindi è lì che fu puntato, io ricordo sempre che il Più Europa risale al... fu ideato l'amministrazione Barlotti, succeduta poi all'amministrazione Santo Mauro, successivamente i commissari, io mi sono trovata questa opera iniziata, che poi dopo lì abbiamo dovuto fare i salti mortali, siamo andati alla regione, la regione ha liberato questi fondi perché c'era una parte dei soldi che doveva andare alla ditta che doveva continuare i lavori, c'è stata la messa del sovrappasso, venne il governatore De Luca, in quell'occasione ci fu anche, chiamai anche ovviamente i due miei predecessori, perché anche le opere si continuano, ma tu devi sempre riconoscere a chi ti ha preceduto e ha iniziato un'opera.
Per cui siamo andati lì a Roma e abbiamo fatto vedere l'importanza di quel centro intermodale, che Salerno non ha parcheggi, per cui tu arrivi a Salerno c'è sempre il problema la macchina dove la lasci, non c'è lo spazio, sui binari venivano a dormire già le frecce, insomma furono abbastanza interessati, avevano un po' di dubbio sulla durata dei lavori, effettivamente una parte di ragione ce l'avevano, non avremmo mai immaginato che poi questa ditta, che poi è stato oggi proprio è stato dichiarato che questa ditta c'era un'omonimia, per cui praticamente hanno bloccato i lavori per un anno, hanno fatto un danno milionario notevole che poi lo Stato pagherà al privato, e intanto voglio dire noi abbiamo dovuto aspettare più di un anno, i lavori sono ripresi. Per cui siamo andati poi nel 2018, nel 2019, ma ci sono le mie foto sui social che vi dissi vi porterò, c'è un video dopo alla fine con dietro c'è scritto RFI e vi dissi non vi preoccupate che avrete una sorpresa. La sorpresa era che praticamente c'era l'ok delle ferrovie dello Stato di poter portare l'alta velocità, ma si aspettava la fine dei lavori. È chiaro che un sindaco che fa per fare, non è che è merito del sindaco di Battipaglia, il sindaco di Battipaglia si è adoperato a rompere le scatole a livello nazionale e a livello regionale, rompere le scatole per modo di dire, certo. Perché poi a livello regionale abbiamo avuto l'incontro con il consigliere Cascone, che in verità da subito ha cercato anche lui di spingere per la freccia, e poi con il senatore Castiello, io non faccio distinzione di colori, io sono un sindaco, il sindaco deve portare avanti gli obiettivi, per cui chi dà una mano dà una mano. E sapete benissimo che poi è stato pure l'onorevole senatore Castiello che a livello di governativo pure ha portato avanti questa battaglia, ma anche il PD, insomma. Ma voglio dire, non è un merito, diciamo, cioè credo che sia tutte poi le forze, giusto. Cioè un sindaco deve spingere, perché? Perché è chiaro che l'alta velocità vuol dire progresso, ma soprattutto quello che hanno capito a livello governativo è che per il rilancio del sud, del mezzogiorno, noi dobbiamo dare la comunicazione veloce. Perché anche se voglio andare in vacanza al sud, non devo incappare in un'autostrada che praticamente per farla ci hanno messo 30 anni e a tratti ancora non va bene, oppure questi treni che sono degli espressi, insomma, che non... Allora è chiaro che se tu dai la... metti in contatto nord-sud e fai ricresce, fai lanci il territorio, ma dai anche la nostra possibilità ai nostri prodotti di stare in giornata al nord, su mercati nazionali e internazionali, e dai la possibilità ai nostri professionisti in giornata di andare e venire o a Milano, certo, o a Roma. È fondamentale, è proprio un dato scientifico, lì dove ci sono i collegamenti veloci, alta velocità, il territorio li rilancia. Quindi non a caso quando c'è stato capitale d'Europa Matera, la Basilicata ha intuito bene che per rilanciare il territorio doveva, e la Basilicata si è caricata del costo da Salerno a Matera e poi a Taranto in Puglia, perché è fondamentale questa cosa. Bene, il governo finalmente si rende conto, approva, e per fare in modo che il governo approvasse è chiaro che ci sono delle forze politiche che a livello nazionale, a livello regionale sono intervenute, ma non è il sindaco che è andato a parlare a livello governativo, però il sindaco parla con gli organismi sovracomunali. E quando, infatti, nel manifesto che noi abbiamo fatto, noi non ci siamo presi nessun merito, noi abbiamo detto che Battipaglia ritorna a essere un posto, insomma un luogo, una stazione ferroviaria importante come lo era anni fa del dopoguerra. Sapete che noi siamo stati bombardati a causa del nostro nodo ferroviario che era importante per i fornimenti, per cui torna a avere la sua visibilità grazie alla cooperazione di governo, regione e comune. Non mi sono presa nessuna paternità, no, vabbè, altri ma... invece ho visto che hanno fatto la come si dice? La sfilata davanti ai binari per prendersi metri, per esempio i lavori di ammodernamento quello è stato il comune di Battipaglia a sollecitare, l'ascensore che mancava, non ci stava il passaggio, quelli siamo stati noi a spingere, ma RFI quando stava lavorando sui binari e su questo già ci aveva detto guardate si è deciso, verremo
ci hanno chiesto di spingere sul più Europa. Il più Europa, siamo a buon punto, vi ripeto, probabilmente, se, non lo so se lo ufficializzeremo, ma il 15 gennaio dovremmo fare l'inaugurazione dei parcheggi, almeno quelli vicino verso la città. Allora, andiamo a chiudere con questione rifiuti, compostaggio. C'è qualche novità rispetto alla gara che Eboli avrebbe dovuto fare? Adesso ci allora, sono un po' di movimento. Come sapete, io ho scritto come si è insediato il commissario di Jesu, ho mandato una lettera proprio perché, almeno sperando di avere un'interlocuzione, conoscendo la validità del commissario De Jesu, insomma, ho scritto. In verità ci siamo sentiti, almeno per il momento, telefonicamente, c'è la massima disponibilità, e anche lui si è reso conto che c'è questo finanziamento e che si meravigliava come mai ancora non era partita questa gara. Quindi il massimo impegno per far partire la gara per la copertura del compostaggio, e anche il massimo impegno, ha detto, mi dia un po' di tempo perché voglio valutare bene la struttura, voglio valutare bene l'impianto, insomma, le relazioni. Io gli ho spiegato il motivo che praticamente, cioè, vuol dire, la città ha subito per anni questi miasmi, e che sono dettati appunto dalla cattiva gestione, probabilmente da una quantità enorme di rifiuti che arriva nel compostaggio. Mo non mi attaccassero subito quelli che dicono che la puzza il sindaco non la sente, perché la puzza la sente, però almeno io vedo che da quando ci sta il commissario non c'è stato più quella grande ondata tutte diciamo le mattine. L'inverno è sempre attutita un tutte pochino, le mattine, però rispetto. ci stanno dei giorni, almeno un giorno alla settimana, quando fanno lo smottamento che rimuovono, sì, il carico. Quindi c'è stato il massimo impegno da parte del commissario, penso che a breve ci vedremo anche di persona, controllare come funziona questa struttura, ma soprattutto impegnarsi a fare quella copertura. Io ricordo, perché qualcuno dice il sindaco, a proposito, in un'intervista che hai fatto, che i sindaci non fanno niente per i rifiuti, io voglio ricordare che l'amministrazione francese praticamente ha avuto il coraggio, in seguito agli incendi, di fare denunce precise di chi c'è dietro agli incendi. Non è che io vado a fare un'autocombustione, probabilmente c'è l'interesse di qualcuno che si prende i soldi delle balle, poi non viene fatto lo smaltimento, e poi ci sono questi incendi. Ha occupato lo STIR per la questione dei rifiuti, e grazie a quell'occupazione noi avemmo la sera stessa l'incontro con l'onorevole Bonavitacola, che si impegnò e disse: voi continuate sulla strada del fattore di pressione, e grazie alla nostra delibera del fattore di pressione la provincia ha adottato una delibera che ha visto la città di Battipaglia dichiarare satura per quanto riguarda altri siti che trattano i rifiuti. Io mi ero presa l'impegno di bloccare nuovi siti, tant'è che lo so per certo, ci sono state almeno 4 ditte che volevano venire nei mesi scorsi, dovevano venire sul territorio di Battipaglia, e grazie a quella delibera praticamente gli è stato negato l'autorizzazione. Scusatemi se è poco, perché qualcuno dice che questi sindaci per i rifiuti non fanno niente. Io voglio sapere chi sindaco ha fatto qualcosa per i rifiuti. Poi andiamo a vedere questi siti che stanno a Battipaglia, in che anno risale l'autorizzazione, e se qualcuno si è opposto, perché per quanto mi riguarda io mi sono opposto in tutti le conferenze di servizio. Poi il voto di Battipaglia è uno, non vale niente rispetto a quello degli altri, però il sindaco di Battipaglia si è opposto, ma in maniera veemente, e il sindaco di Battipaglia ha avuto il coraggio di controllare lo STIR quando fu chiuso per 15 giorni per ammodernarlo. Cioè, vuol dire, sul mio territorio io non guardo nessuno. Abbiamo anche perso un ricorso da parte di una ditta che tratti i rifiuti, però voglio dire, le nostre azioni le abbiamo fatte, per cui non è che mi fermo, non temo nessuno, non ho amici in questo senso, e guardo semplicemente l'interesse della mia città. Io ho la mia storia, perché poi qualcuno ha da dire sulla mia storia, questa è la mia storia, per cui non guardo in faccia a nessuno, la mia storia la conoscete tutti. Poi se gli altri, voglio dire, permettono o hanno permesso, non lo so, ma sicuramente, voglio dire, penso che, lo dico ma veramente con molta convinzione, penso che per la prima volta la città di Battipaglia
ha avuto un sindaco che ha fatto della lotta ai rifiuti, ha fatto che Battipaglia la pattumiera, ha fatto veramente un vessillo, una bandiera da innalzare alta. Quindi su questo, oltre a, non vi voglio ricordare anche quella manifestazione che vide la presenza di 10.000 persone, io insieme ai comitati, insieme ad altre forze politiche, ci siamo impegnati, sono andata personalmente nelle scuole a spiegare a tutti quello che facevamo, in modo che avevamo anche gli studenti in campo con noi in quel famoso corteo, che vi ripeto, quel corteo ha comunque impressionato ai livelli alti, per dire che noi non scherziamo, ecco. Sindaco, allora noi ci rivediamo prima di Natale per gli auguri, insomma, che di solito facciamo, anche perché mi raccomando, non vi lamentate di questi 3 giorni che finiranno presto, poi avete una città bella senza buche, che almeno vi durerà per qualche altro anno. 3 giorni si possono sopportare, assolutamente sì, scendiamo a piedi magari. Allora, grazie alla sindaca francese. La bicicletta, visto che oggi bicicletta. Ecco, appunto. Ma ci fa anche la pista ciclabile, sindaca. Avremo anche quello, però un po' alla volta, guardate. Voi volete che il sindaco risolva tutti i problemi dei prossimi 5 anni. In 5 anni ho fatto tanto, anche se la gente dice che ha fatto. Già avervi tolto 39 milioni di euro. Questo è il concetto che deve passare, sì. Voi pensate di aprire un negozio e non avete soldi, una ditta, una fabbrica, non c'ha soldi, la fabbrica chiude, mi dispiace, tutti a casa. Invece in questo modo piano piano stiamo risollevando. Grazie ancora sindaca e grazie a voi per averci seguito ancora una volta, buon proseguimento di giornata.